Finland. Sono contento di essere qui a San Marino per raccontarvi di questo fenomeno strano di Estland. And I guess Roberto has introduced me, so I don't need to tell where I'm working and etc. I'm working at the Estland University College. Okay, start with Fedmanland. The name, you know, I call it the Hestdal Fedmanland, but in the beginning everyone called it UFO. Allora, all'inizio lo chiamavano, adesso si chiama il fenomeno Hestland, ma all'inizio tutti si riferivano a questa cosa come UFO. If we had used Professor John Alhainek's definition, which say those aerial phenomena reports which continue to defy explanation in the conventional scientific terms, even after approximate study, well, if that definition had been common among people, the word UFO could have been used, but most people only think of flying objects from outer space when they hear the word UFO, and such make the topic difficult to deal with among scientists. Se ci basiamo sulla definizione del professor Hynek di UFO, quindi fenomeni aerei che continuano a deludere spiegazioni in termini scientifici convenzionali, anche dopo studi approfonditi, si sarebbe potuto parlare di UFO anche in questo caso, però la gente in generale pensa a oggetti volanti quando pensa a UFO e per poterne parlare in termini scientifici nella comunità scientifica hanno preferito non riferirsi a questo fenomeno come UFO. So to make it more easy to deal with among scientists, we call it the Hestdal phenomena. Quindi per poter gestire questo fenomeno tra scienziati si riferiscono a questo progetto come Hestdal phenomena. When we started the project and discussed with scientists around, this was in the early 80s, they opened their doors more easily to us when we changed the word from UFO to the Hestdal phenomena. Quindi anche le porte si sono aperte più facilmente nell'ambito scientifico una volta che hanno smesso di usare la parola UFO e hanno cominciato ad usare la parola fenomeno o fenomeni. Take a short summary. Well, the Hestdal Valley is 15 km long and has about 140 inhabitants. Quindi adesso ci farà un piccolo riassunto dei principali punti riguardanti questo fenomeno. La valle Hestland è lunga 15 km e comprende circa 140 abitanti. And from December 1981 and up to the summer of 1984, the people see strange phenomena very often, up to 20 observations a week. Quindi tra dicembre dell'81 e l'estate dell'84 sono stati avvistati fenomeni molto strani tra la popolazione locale, molto frequentemente fino a 20 osservazioni alla settimana. Today there are in order of 20 observations a year. Adesso ci sono circa 20 avvistamenti all'anno. The phenomena are mostly seen as a big light. La maggior parte di questi fenomeni si manifesta come una luce molto grande. This unknown light can have many different appearances. Questa luce sconosciuta si manifesta in diverse forme, in vari aspetti. The first project Hestdal started in the summer of 1983. A day and night field investigation was run in Hestdal in the winter of 1984 and 85, and instrumental readings were gathered. Allora, il primo progetto Hestdal cominciò nell'estate dell'83
e un'investigazione sul campo fu condotta nell'inverno dell'84 e dell'85, furono raccolti dei dati attraverso letture di strumenti. The new project Hestown was opened 1994 with an international workshop in Hestown. 27 scientists from 8 countries participated. Allora, il nuovo progetto Hestland aprì nell'84 con un seminario internazionale proprio a Hestland. Vi parteciparono 27 scienziati da 8 nazioni diverse. An automatic measurement station was put in operation in Hestown 1998. Allora, nell'88 fu stazionata praticamente una stazione con rilevazione automatica dei dati, fu messa in funzione, fu resa operativa questa stazione con rilevazione automatica. Italian and French scientists have done research in Hestown Valley. Allora, scienziati italiani e francesi hanno fatto ricerca a Hestalen. Science camp are taking pupils to Hestalen for studying the phenomena. E ci sono delle attività estive per studenti che a Hestalen per studiare i fenomeni. Ok, Hestalen, where is it located? Well, it's located in the southern part of Norway, about 35 kilometers north-northwest of the town Røros. In the municipality of Holtholm. Allora, la Hestalen è situata nella parte sud della Norvegia, a 35 km a nord-ovest di Røros, che è un paese nel comune di Holtalen. The valley goes in a north-south direction and has mountains in the west and in the east. Quindi la valle si estende da nord a sud e presenta montagne sia a est che a ovest. And here is a more enlarged map of the area. You have the mountains Finsahöjda in the west and Rognefjell in the east. Allora, questa è una mappa un po' più ingrandita, più dettagliata. Ci sono montagne sia a est che a ovest. And you have a lake in the south called Ejungen. Allora, c'è anche un lago nella parte sud della vallata. Here's two pictures of the valley. In the upper picture you see Mount Finsahöjda to the west and on the lower you see Mount Rogne and Mount Stordalsøkka in the east. Allora, in queste due fotografie si vedono le due montagne principali, la montagna a ovest, quella più conosciuta è Finsahöjda e quella a est si chiama Rogne. It started in Mount Finsahöjda in the hillside here, where I put a red laser, and light was standing still there nearly every night, and people was wondering what could that be. There's no road, no cottage there. Allora, dove puntava il puntino rosso è, diciamo, la montagna Finsahöjda. E lì sono cominciati gli avvistamenti. La gente locale si è chiesta cosa poteva essere perché fisicamente non c'erano strade né case in quella zona, quindi non sapevano spiegarsi cosa stava succedendo. And one evening one of the inhabitants saw the light was coming out from this hillside moving towards north following the valley in that direction. Allora, e uno degli abitanti una sera vide la luce che si muoveva verso di lui e poi virava e continuava lungo la valle. We have a lot of pictures of the light. All pictures I will show has been taken with camera on tripod. And this is the yellow light with red flashes and when the light is moving, when the exposure is open, you get a streak. Allora, sono state scattate diverse fotografie.
Tutte queste fotografie che vi mostrerà sono state scattate con un treppiedi e praticamente quando il tempo di esposizione è abbastanza lungo si può vedere questa scia luminosa che sarebbe la luce che si muove. Sometimes there are blue flashes. Certe volte ci sono dei bagliori blu, di colore blu. And sometimes it seems that the light is coming out of main light. Allora, certe volte sembra che ci sia una luce che esce dalla luce principale, quindi una seconda luce che esce dal bagliore principale. This was the first light I was seeing. That in the beginning of the 80s, the newspaper wrote about it and people went up there to see it for themselves. Allora, all'inizio degli anni 80 i giornali hanno incominciato a parlare di questo fenomeno e moltissime persone volevano andare a vedere con i propri occhi di che cosa si trattava, incluso lui. A group of us went up there to see if we could see it for ourselves. And we was located on different mountains in the area and communicated with radio. Allora, un gruppo di loro si è recato sul posto e si sono piazzati in diversi punti nella vallata, quindi diverse montagne, e comunicavano tra di loro attraverso walkie-talkie. And when we saw this light coming, lasting for 1.5 hours, sometimes shooting lights down on the ground, sometimes up in the air, that was really exciting. Allora, quando hanno visto, sono stati testimoni di questo fenomeno che è durato più di un'ora, quindi tra un'ora e un'ora e mezzo, e certe volte uscivano queste luci che puntavano o verso l'alto o verso il basso, è stato molto emozionante per lui. The day before this sighting, a local inhabitant up there saw a strange light in the hillside where his friend has a cottage. Allora, poco prima questo avvistamento di cui lui è stato testimone, una persona locale aveva visto uno di questi bagliori in una zona molto vicina dove doveva essere la casa di un suo amico. He thought it was a fire and he went up there to see if he could save something. Quindi la prima cosa a cui ho pensato è la casa sta andando a fuoco, la casa del mio amico sta andando a fuoco, quindi si è immediatamente recato sul posto per vedere se poteva fare qualcosa o salvare qualche oggetto dalla casa, ecco, tirare fuori qualcosa. He has to move a little bit through the forest before he went up to the cottage, but the forest opened up 50 meters away from the cottage, and then he saw there wasn't a cottage on fire. Allora, per arrivare a questa casa è dovuto passare attraverso una foresta. Una volta che la foresta si è diradata e si è trovato a 50 metri dalla casa, si è reso conto che non si trattava della casa in fiamme. It was a big light, as big as the cottage. Sì, si trattava di una grandissima luce, delle stesse dimensioni della casa. Quindi era di forma triangolare con la punta indicando verso il basso. Quindi si muoveva su e giù e quando la luce toccava il terreno ritornava su, poi si muoveva di nuovo lentamente verso il basso e così via. And it was as big as the cottage, about 10 meters. Quindi era grande come questa casa, una decina di metri. Okay, here's another picture. We call it the trailer or the truck. Allora, quest'altra luce è soprannominata il camper o il camion.
We have several pictures showing the same shape. Abbiamo altre fotografie dello stesso tipo di forma. And on one occasion, the inhabitants saw this trailer in their garden and explained the size of it as a big truck. Allora, la prima persona ad aver visto questo tipo di luce l'ha vista proprio nel suo giardino di casa e ha descritto la luce della grandezza di un camion praticamente. And all the pictures we have analyzed at Grand Saucer Watch in the States, and you can see different shapes, etc. Allora, Grand Saucer Watch negli Stati Uniti ha analizzato questa e altre foto scattate a Hestelen. On this picture you can see the light disappear, and that happened during the exposure time, and the photographer caught the disappearance on the film. Allora, questa foto è stata scattata mentre, diciamo, il fenomeno della luce scompariva e durante il tempo di esposizione dello scatto la luce è scomparsa. È avvenuto così in fretta che il fotografo non se n'è nemmeno accorto. The disappearance happened so fast so that the photographer didn't see it with his eyes. Sì, quindi lui il fotografo non è riuscito a vederlo con i suoi occhi perché è successo così in fretta, ma è stato. And the strange thing is the sharp angle down and disappear like this. Quindi da notare l'angolo molto acuto con il quale che si può vedere sulla foto. It's hard to imagine a mass moving very fast with such a sharp angle. Quindi è molto difficile immaginare che un oggetto di una massa molto grande possa girare in questo angolo così acuto. The phenomena can change direction quickly. Il fenomeno può cambiare direzione molto in fretta. On this observation, this drawing is made of the observer, and the phenomena started above the Mount Finsehöna, which you can see on the right side, and moved towards him and in front of Allora, questo disegno è stato eseguito da un osservatore e il fenomeno, diciamo, si è verificato sopra il monte Finsehöna e appena, diciamo, la luce si è mossa verso l'osservatore e poi ha girato seguendo la valle. Two pictures was taken. This is the first one, and the weather was very foggy. The cloud was down on the mountain, and it was snowing. Allora, l'osservatore è riuscito a fare due fotografie. C'era molta nebbia, e infatti nevicava sui monti nella zona. And it moved in this direction. E quindi si muoveva in quella direzione. And the photographer took one more picture before it disappeared behind this hillside. Quindi il fotografo è riuscito a scattare un'altra foto prima che il fenomeno sparisse dietro quella collina. So it can show up in all weather conditions. Quindi questo ci fa capire che questo tipo di fenomeno può avvenire in qualsiasi tipo di condizioni meteo. Another picture showing a type of phenomenon with several lights onto it, a black object with lights onto it, is a drawing. Allora, questo disegno ci mostra un altro tipo di fenomeno con diverse luci sullo stesso oggetto. And one picture was taken with a red light in front and two yellow lights in the back. Allora, questa fotografia ci mostra la luce gialla davanti, no, scusate, la luce rossa davanti e le due luci gialle dietro.
Another observation done in the daytime, a silver shiny object glided slowly out of an invisible portal in the sky. The distance was impossible to calculate, but it was close enough to see the details of the object. If you can imagine, if you have an invisible portal in the sky and it turned, went past to it, and you can then see it. For instance, this portal. Allora, questo disegno è sempre stato fatto dall'osservatore di prima e praticamente descrive un oggetto che viene fuori come da un portale invisibile nel cielo. Quindi la distanza era impossibile da calcolare, lui ha detto, ma era abbastanza vicino per poter vedere i dettagli dell'oggetto. E sembrava che l'oggetto apparisse gradualmente da questo portale e piano piano è venuto nella visione dell'osservatore. Come un praticabile teatrale, praticamente. And it was also weak flickering light walked along the side of the object, and the object stopped, and the observer felt there was a communication. Allora, l'osservatore ha anche descritto, diciamo, dei bagliori intermittenti. E quando l'oggetto poi è andato via, ha anche descritto che ha percepito un tipo di comunicazione. Here are some drawings of the different observations done by the people up there. Allora, questi sono diversi disegni fatti da diversi osservatori nella zona, quindi abitanti della zona che hanno osservato il fenomeno. There are also a lot of other shapes and behavior, and it can stand still, it can move very fast, so there's a lot of different types of sightings. Allora, ci sono diversi tipi di, insomma, sì, questo fenomeno si manifesta in diversi tipi di modi, quindi diversi tipi di oggetti, con può rimanere fermo, muoversi, diverse velocità. These sightings happen in September 1980, one year before the big flash started. Allora, questo fenomeno che vi descriverà adesso è successo nel settembre dell'80. The hunter home was surprised by three objects in Hesdalen when he was hunting on the 19th of September 1980. Quindi nel settembre dell'80 questo cacciatore di nome Holland fu sorpreso da tre oggetti nel cielo. Holland suddenly got a strange feeling. It was like the air was removed around him. He felt something from behind, and suddenly he saw three sharp shadows coming from behind. Allora, Holland si sentì improvvisamente molto strano, come se l'aria intorno a lui fosse stata rimossa. E poi ebbe questa sensazione che qualcosa dietro di lui, ci fosse qualcosa dietro di lui, e improvvisamente vide tre ombre nere molto nitide avvicinarsi e avanzare da dietro. While he was there was sunshine, he was hunting, had his rifle, and then he saw these shadows in and saw these three disc shapes object. Quindi era una giornata solata e insomma praticamente ha sentito questi tre oggetti, ha sentito qualcosa, si è girato e ha visto questi tre oggetti a forma di disco molto vicini. Suddenly all three turned up to the side with the bottom in front and moved away with a very high speed. Improvvisamente tutti e tre questi oggetti si sono girati su un lato, sul loro lato, e con la parte inferiore davanti, che poteva, la parte inferiore poteva essere vista dall'osservatore. Poi si allontanarono a velocità molto elevata. Holland sold his rifle and has never been hunting after this. Allora, Holland dopo questo episodio decise di vendere il fucile e di non andare mai più a caccia.
Well, here's the, his description of the pattern. Quindi questa è la descrizione del, insomma, quella, la sua descrizione della parte inferiore. Well, we started Project Keystone the 3rd of June 1983 and plan for a field investigation was made during the autumn and 40 people participated in the field work lasting for, from 21st of January to the 26th of February 1984. Allora, il progetto Hestelen è stato fondato il 3 giugno dell'83 e un piano di ricerca sul campo fu organizzato per l'autunno e 40 persone vi parteciparono, una ricerca che durò dal 21 gennaio al 26 febbraio dell'84. You can say it was late, it has been going on for nearly 2 years before we started the project. But quindi si può dire che la ricerca alla fin fine è incominciata anche in ritardo perché erano già 2 anni che si verificavano questi avvistamenti. But everyone expected that someone else should do something. Era come se tutti si aspettavano che qualcun altro facesse qualcosa. But if you think of, if you ask, well, you expect someone else to do it, that university or that research establishment, and you're pointing at the finger at the different institutes. E quindi tutti pensavano, ah, ma lo farà questo istituto di ricerca o lo farà qualcun altro, un altro scienziato, quindi tutti si puntavano il dito a vicenda, ecco. No, there are 3 fingers pointing back to you. Ah, quando tu punti verso qualcun altro devi notare che ci sono 3 altre dita che puntano verso di te. Even if we had very little funding, we started the project. Anche se avevano veramente pochi fondi per cominciare questo progetto, l'hanno iniziato. And here is some of the instruments we used during the fieldwork. I'm not going to go through all the details here. It can be found on the internet. Allora, praticamente ha detto che potete trovare su internet tutti i dettagli della loro ricerca. Questi sono alcuni degli strumenti usati durante la ricerca. Well, I will take some of the result. The radar recordings were made even when nothing was seen by the observer. It was invisible though. High speed was 30,000 kilometers an hour. That was a light. Allora, insomma, vi farò un breve riassunto dei risultati di questa ricerca dell'84. Il radar ha effettuato rilevamenti che sono stati registrati anche quando niente era visibile agli osservatori. Quindi il fenomeno può essere anche invisibile. La velocità maggiore misurata era di 30.000 km orari. Spectrum analyzer, sometimes there were electromagnetic noise in a broad frequency band. Allora, lo spettro, l'analizzatore di spettro a volte registrava un rumore elettromagnetico a banda di larga frequenza. Magnetograph, some observations were made during large magnetic activity, about 40%. Quindi il magnetografo ha osservato, diciamo, alcune. Ha fatto alcune osservazioni di molta attività magnetica durante questi fenomeni. Laser, we pointed the laser beam to it and the flash, it was a flashing light and it doubled the flashing frequency when the laser beam was directed to it. Allora, con il laser hanno fatto questa specie di esperimento che se puntavano un fascio di luce con il laser verso questa luce si creava un appeggiamento doppio. We had 53 visual observations during the fieldwork of the Hestelen phenomena. Allora, ci sono state 23 osservazioni proprio visive del fenomeno durante questa ricerca di campo. Sometimes we had a rocking motion as if you are in a boat in the ocean. Allora, alcune volte hanno registrato un movimento altalenante come se si fosse su una barca in mezzo a una tempesta.
Well, maybe one of the most spectacular results was our test with the laser and one of the sightings afterwards. Uno dei, diciamo, dei risultati più spettacolari era quello che hanno fatto con il test di un laser rosso. On Sunday, the 12th of February, a flashing light doubled the flashing frequency when the red laser beam was directed onto it, and the flashing frequency went back to normal when the laser beam was removed. And we did that test 9 times, and in 8 of those 9 times, it doubled the frequency. Quindi hanno usato questo laser rosso puntando verso la luce e l'hanno provato 9 volte e su 9 volte, 8 volte è aumentata, diciamo, la frequenza dei lampeggiamenti. And on Monday, the 20th February, a red light was seen moving on the ground close to the feet of the observers. Allora, un altro fenomeno è che un testimone ha descritto una luce rossa per terra proprio vicino ai suoi piedi. Quite similar to the laser beam we used, but it was not our laser, it was something else. Quindi molto simile a quel fascio di luce del laser che avevano usato la settimana prima. Però non erano loro, veniva dall'alto. Okay, we got a lot of results in 84 and we started a new field work in 85. Allora hanno ottenuto molti risultati, hanno raccolto molti dati nell'84 e hanno cominciato una nuova ricerca nell'85. And in 85 we got a visit from Professor Judd Allen Hynek from the States. Quindi nell'85 hanno addirittura ricevuto una visita dal professor Heine. And he said he should start a group. Quello che gli ha detto durante questa visita era che praticamente avrebbe aiutato il progetto Hestalen. The group should help us, but sadly, when he went back, he became ill and he died some times afterwards. Quindi purtroppo, nonostante questa promessa, quando è tornato negli Stati Uniti, si è ammalato gravemente ed è morto poco dopo. Quindi non è riuscito proprio fisicamente a fare nulla per il progetto. After 1985, we got only one big sightings. Compared with 53 in 84, it seems that it had gone. Allora, e nell'85 sono riusciti ad avere solo un avvistamento confronto ai 53 da 53 osservazioni che avvistamenti che avevano avuto l'anno prima. Quindi sembrava come se le cose stessero finendo, che non ci fosse più attività. But in 1993 I had a presentation up there, and after the presentation people say, well, it's still going on, but we don't tell anyone because of the behavior of the press, and they are ridiculed, so we stopped telling about it. Allora, nel 93 lui si è recato a Hestalen per fare una presentazione sul fenomeno, e le persone locali gli hanno detto no, è ancora attiva questa cosa, sta ancora succedendo, ma abbiamo deciso di non dire più nulla, specialmente ai giornali, perché non vogliamo essere presi in giro e resi ridicoli, insomma ci hanno un po' ridicolizzato per aver raccontato queste cose, quindi abbiamo smesso di raccontare, ma il fenomeno sta ancora succedendo. So I decided to start a project again, and I started with a conference. I called it the first international workshop on unknown atmospheric light phenomena in Hestalen, and we got 27 scientists from 8 different countries participate. Allora, quando ha sentito questo, diciamo, questo riscontro dalla popolazione, ha deciso di incominciare un nuovo progetto Hestalen, con un workshop internazionale al quale hanno partecipato 27 scienziati da 8 diverse nazioni.
And one of the participants, Nobel nominated Professor Boris Minov, he said the phenomenon contains some qualitative elements which at the present time has no analog in science. Thus the solution of this problem must lead to new concepts in science. Allora, uno degli scienziati che hanno partecipato a questo workshop era il Nobel Boris Smirnov, che in quell'occasione disse che il fenomeno conteneva degli elementi qualitativi che non avevano analoghi nel mondo della scienza, e quindi la soluzione del problema doveva per forza risultare in nuovi concetti all'interno proprio del campo scientifico. David Freiberg from Stanford said the Heston project has established beyond doubt that the Heston lights are real physical phenomena. These phenomena lies outside of already known physics. Il professor, il dottor David Freiberger di Stanford University, in quell'occasione ha anche detto che il progetto Heston ha stabilito senza ombra di dubbio che le luci di Heston sono un fenomeno fisico reale e che questi fenomeni si collocano al di fuori delle dinamiche della fisica da noi conosciuta. The most important result of this workshop was that the press changed after this workshop. No more smiling when reporting about observation in Heston. Quindi il risultato quasi più importante di questo workshop che si è tenuto nel 93 è che l'atteggiamento dei media è cambiato, non c'erano più insomma sghignazzamenti, sorrisini, ma diciamo praticamente era preso molto più seriamente come fenomeno e come progetto. We put up an automatic station in 1998. Quindi hanno messo a punto e hanno reso operativa un'altra stazione automatica Heston nel 98. And it's located in a field in the northern part of Heston. It faces west. Quindi si trovava nella parte nord della vallata e era rivolta verso ovest. And it has equipment inside with save and react from phenomena. And here you can see two helical lights coming up from the ground, going down to the ground. Allora aveva anche questa stazione automatica degli apparecchi che potevano rilevare il fenomeno, e qui vediamo delle luci andare verso il basso. And here's another sightings where you see the light in the first picture, and you will see a video also, and then you have a new alarm picture here. I will show you the video. Quindi anche queste sono fotografie scattate dalla stazione automatica. Nella prima vediamo la luce a sinistra e poi nell'altra si vedeva che la luce si era spostata. It seems it changing shapes a little when it's moving. And quindi also, abbiamo visto che cambia un po' la forma mentre si muove. And if you study this closely, you can also see a small light just beneath it coming up in the main light. Quindi con un occhio attento si vede che c'è una luce più piccola che sembra quasi entrare nella luce più grande. Yeah, it can be difficult to see from there, so you can, but on the original you can see it. Quindi potrebbe essere difficile per voi da vedere, ma è così. Si vede. Okay. We have want to take this to the school system, and we have organized what we call science camp. Allora, hanno deciso di portare il progetto all'interno del sistema scolastico, e quindi dal 2002 hanno incominciato a svolgersi quelli che chiamano science camp proprio a Heston.
Young students and their teachers are doing research during 1 week in Heston. Quindi giovani studenti e i loro insegnanti svolgono ricerca durante l'arco di una settimana a Estalen. They have instruments and camera and they stay in tents during the night in September. It's cold. Quindi di solito si svolge nel mese di settembre, hanno degli strumenti, delle apparecchiature e stanno all'interno di tende durante la notte, abbastanza freddo a settembre. And phenomena can show up at any time. I fenomeni si possono manifestare in qualsiasi momento. And it's exciting and the students love it and they learn science and experience the unknown. Quindi è molto emozionante per gli studenti, è un'esperienza che adorano perché imparano diciamo le materie scientifiche, ma fanno anche un'esperienza molto forte e diciamo in un certo senso hanno esperienza dell'ignoto, perché non sappiamo ancora che cosa sono queste luci. And we have had observation during every science camp since 2002. Quindi abbiamo registrato diciamo avvistamenti durante ogni camp, ogni incontro con i ragazzi dal 2002. And this is also a way to get the phenomena accepted among ordinary people. Questo è anche un modo per rendere più accettato il fenomeno tra la gente. Well, here's one picture taken during science camp in 2004 and used three flashes and a blue light go here. Allora, questa è una fotografia scattata durante uno di questi workshop per i ragazzi nel 2004 e c'è anche una luce blu. Here you see a blow up of the blue light and also one of the flashes. Quindi c'è la luce blu e anche il fascio di luce bianca. A similar flashing, if you study the blue light you can see some up and down here, and we had a similar light in 1984. It started to oscillate and the amplitude increased. Quindi quella fotografia che è stata scattata durante, diciamo, nel 2004 è molto simile a un'altra fotografia che è stata scattata prima, e sono, diciamo, nell'84, sono è come una spirale blu che oscilla. This is also a picture taken during the science camp in 2007. Questo nel 2007, sempre scattata durante i workshop con i ragazzi. You have an optical spectrum on. We use always grating so we get the optical spectrum of the light, and it seems to be a continuous light, continuous spectrum. I mean. Quindi c'è lo spettro continuo. Durante questo avvistamento potete vedere in basso. I think I will show you some film which was anche un filmato. Adesso dovrebbe partire il filmato. Okay. Yeah, you can understand it's very popular with sightings in Heston among students. Quindi potete vedere che è molto, diciamo, molto emozionante per i ragazzi, e quindi è un'attività che proprio piace. And that was the same as the same light here, and we had a base camp on different mountains and
on this space camp we didn't see the light because it was behind the mountain. Allora, la freccia indica il campo base, però da questo campo base non si poteva vedere la luce perché erano dietro la montagna. But we have we located the light phenomena quite exactly because we have triangulation from three different locations. Quindi sono riusciti a localizzare il fenomeno perché avevano una triangolazione dalle diverse postazioni dove si erano piazzati. And on, based on where we know the location, we can also calculate the size of it. Quindi basandosi dal punto di osservazione possono anche calcolare la grandezza di questo fenomeno. 2.2 km. 2.2 km. And also we had a radar in operation here. Avevano anche un radar in operazione. And that started to record 8:30, 1.5 hours before the sightings. Quindi un'ora e mezzo prima dell'avvistamento il radar ha cominciato a registrare, quindi aveva osservato qualcosa, qualcosa era entrato nel suo campo. And after the outbreak we didn't see any light after that, but the radar continued to see it more than 1 hour more. Quindi anche una volta che gli osservatori, tra cui anche lui, hanno smesso di vedere il fenomeno, il radar continuava a registrare. So they were still there, but we couldn't see it. Quindi c'era ancora attività, è solo che non era possibile vederla ad occhio nudo. We have used some calibration on the picture to find out what it could be. Quindi hanno fatto alcune calibrazioni per capire che cosa poteva essere. Well, here's some technical, I will go fast through that. Queste sono cose tecniche, quindi cercherà di un po' di sorvolare. But the result is that we could expect a lot of ultraviolet light. Quindi il risultato, senza entrare nei dettagli tecnici, è che si poteva vedere una registrazione molto ampia di raggi di luce ultravioletta. And ultraviolet light is high energy light and it's also outside of the visible area which we can see. Allora, la luce ultravioletta è fuori dallo spettro che possiamo vedere, ma è molto intensa come energia. So our most important wish is to have the ultraviolet camera to put up there. Quindi c'è bisogno di uno strumento speciale per poter registrare questo tipo di fenomeno. Another happening where a light was coming down to the snow, not in Hesdon, but in Norway. Allora in Norvegia una luce si è vista atterrare su della neve, non a Hesdon, ma sempre in Norvegia. The light was seen from this cottage. It was coming in here in front of this mountain. Allora, questa luce è stata vista dalla casa che vi sta indicando in questa foto ed è stata vista atterrare sulla neve. It stopped and went down to the snow. E si è fermata ed è, diciamo, atterrata. And made three track in the snow. Ed ha fatto tre segni, ha fatto dei segni sulla neve. Approximately 60 centimeter wide. Quindi 60 centimetri di larghezza queste impronte. And 2.5 meters between. E quindi 2.5 metri tra l'una e l'altra. And when it hit the ground, the intensity of the light was very decreased to a very low level. Quindi l'intensità della luce mentre atterrava è arrivata a dei livelli molto bassi. It stood there some second and moved up again. Qualche secondo e poi è andata su di nuovo. Then the intensity increased.
Allora l'intensità della luce ha cominciato ad aumentare. It disappeared the same way as it had come. Quindi è sparita nello stesso modo in cui è apparsa. We did take some samples from the snow and measured the amount of bacteria. Quindi hanno preso dei campioni dalla neve e hanno misurato il contenuto batterico. And the amount of bacteria in the track is very low, it seems to kill bacteria. Quindi sembra che questo fenomeno uccide i batteri perché hanno registrato livelli molto molto bassi. There's also similar lights other places in the world. We have in Australia. Quindi lo stesso tipo di fenomeno che possiamo osservare a Hestaden si può vedere anche in altre parti del mondo come l'Australia. We have similar blue flashes which last only a fraction of a second. Difficult to know if there is something. È difficile capire se veramente c'è qualcosa perché in questo caso sono dei bagliori blu che durano veramente solo frazioni di secondo. But we always take picture when we believe we see something because it's so short in duration, so the eyes doesn't always see it or the brain doesn't see it, but the camera sees it. Allora, quando possono fanno fotografie, però certe volte questi fenomeni sono talmente brevi che certe volte gli occhi, il cervello non li registrano quasi. Big magnetic activity the day with most observations. Sorry? Big magnetic activity. Ah, molta attività magnetica. During the day with most observation. Quindi durante il giorno c'è molta attività magnetica durante il giorno associata a molti di questi avvistamenti. Well, this picture is the last picture from the Heston area last summer. Questa è l'ultima fotografia che hanno scattato e risale la scorsa estate a Hestaden. Two pictures was taken showing some red cloudy object in the sky. Quindi questo in questo caso era una specie di oggetto rosso che è stato fotografato. Okay, and another strange thing in Hestaden, a big piece of wet soil was moved without any damage, and this happened close to Hestaden in the early 80s. Allora, un altro fenomeno molto strano è questo, come potete vedere nelle fotografie, questo pezzo di terreno che è stato rimosso completamente senza nessun danno e spostato poco più in là da dove si vede il buco praticamente. This was a big, big piece which wasn't destroyed, and it's impossible for man to move such a big piece of wet soil without damage. Quindi il terreno, come potete vedere, è bagnato ed è sarebbe stato impossibile per un uomo, per l'uomo in generale, per un essere umano, spostare un pezzo così grande di terreno bagnato senza alcun danno. But we don't know if this has anything to do with the Hestaden phenomenon, but we know it happened in the same area. Quindi anche se questo fenomeno è stato registrato nella stessa area di Hestaden dove ci sono tutti questi avvistamenti di luci, non possiamo essere sicuri che le due cose siano correlate. Well, to the end I will take some of the data. It seems to be some kind of interaction, sometimes laser radio message also. Quindi alcune conclusioni finali, alcuni commenti finali. Sembra esserci una specie di interazione certe volte tra laser, radio, messaggio.
It is seen on radar even when it cannot be seen by our eyes. Quindi questo fenomeno può essere notato dal radar anche quando noi non lo possiamo vedere con i nostri occhi. It's easier to see it when there are high magnetic activity. È più facile vederlo quando c'è un'attività magnetica molto molto consistente. It can show up from nowhere and just disappear. Può manifestarsi dal nulla e poi scomparire improvvisamente. And it seems to be high energy light, UV light, ultraviolet light. Quindi sembra essere una luce con un'energia molto forte, una luce ultravioletta. And there are many different shapes. Quindi si manifesta in diverse forme. And maybe we need to think outside the box to find a solution. Quindi per trovare una soluzione forse dobbiamo pensare fuori dalla scatola, insomma un'espressione americana, thinking outside the box. Well, I got 1 hour and now I thank you for your attention. Grazie per la vostra attenzione. Thank you very much. Grazie. Io adesso vi parlo in inglese, così mi capisce subito. Tu traduci anche me, okay. E poi sentiamo cosa dice lui. Va bene. Thank you very much for your presentation. And above all, I want to outline the fact that as a scientist, your activity was perfect, was excellent, and so on. What is interesting to note is this. Allora, quello che è interessante notare è la seguente cosa. This phenomena occurred in Norway, of course. Questo fenomeno è avvenuto in Norvegia. As far as we know here in Italy. Da quello che sa qui in Italia. I've been told by a former military Italian pilot. Puoi ripetere? I was told by former Italian military pilot. Quindi gli avevano detto un pilota italiano that during a NATO maneuver across the North Sea. Quindi durante una manovra NATO nel mare del Nord. Along the Norway coast. Lungo la costa norvegese. They were information. C'erano delle informazioni. No, they were information. Erano informazioni. In a flight formation. And during this flight formation, suddenly, an round domed object. Quindi durante questa formazione che stavano effettuando degli oggetti. No, un oggetto. A single metallic round shaped and domed object. Un singolo oggetto metallico. Sì, con cupola. Con cupola. Entered the formation. È entrato nella formazione. Beh, forse lo faccio sì. Io. Allora, it entered the formation and continued the flight with the NATO fighters. Ed è entrato. Ha continuato praticamente, è entrato nella formazione e ha continuato il volo con gli aerei militari della NATO. And the pilot who told us this, e il pilota che ci ha detto questo, said, oh my God, what kind of a new American aerial device? Oh mio Dio, ma guarda che bel nuovo tipo di nuovo aereo americano. Perché questo gli è entrato in formazione, gli è volato accanto, praticamente. Did you understand? Well, I understand that there was observation during a NATO yes. Test, and I can comment that, of course, there's a lot of observation in Norway, also not only in Hestown. If I have got 5 hours from you, I can mention some of the observations. This is a praticamente
ha detto che avrebbe bisogno di 5 ore per raccontarci tutto quello che sa degli avvistamenti durante queste operazioni. Well, okay, just a final question. Just a final question. I suspect that you should like to make some kind of connection between this and the astral phenomenon. Yes, could be, and also I can also mention that the military was very interested in what we was doing. Allora, i militari erano molto interessati a quello che stavano facendo con il progetto Hestalen. And when I wrote the technical report after our field work, they wanted very, very many samples. Quindi volevano decisamente volevano informazioni. And but now I felt that they knew something was going on and they wanted to get the data we got. Praticamente la sua sensazione era che sapevano già che c'era qualcosa che stava succedendo, ma volevano proprio i dati, perché loro avevano tutti i dati. Ok, thank you so much, grazie.